Gruppo Televisa è uno dei principali player televisivi in Messico e uno dei maggiori produttori di contenuti in lingua spagnola. Le analisi di Morningstar riconoscono al gruppo Televisa una forte posizione di vantaggio competitivo all'interno del settore. In base a un accordo siglato con il governo messicano, infatti, l'azienda si è assicurata la licenza per le frequenze televisive di 4 dei 10 maggiori canali trasmessi a Città del Messico e questo le ha permesso di sfruttare al meglio il suo secondo business, ovvero la produzione di programmi TV. Prevalentemente telenovela in lingua spagnola. Televisa ha un audience medio giornaliero del 70% e questo scoraggia l'ingresso di nuovi potenziali competitor all'interno del settore, che difficilmente riusciranno a replicare la stessa offerta televisiva. L'azienda investe gli elevati flussi di cassa nel segmento pay TV, che promette di essere uno dei principali driver di crescita nel lungo periodo. Televisa gestisce il business delle TV in maniera molto profittevole, come testimonia il livello del margine EBITDA sopra il 45%. Il prodotto delle telenovelas si è dimostrato di grande successo non solo in Messico, ma anche negli Stati Uniti, Cina e Brasile, e questo fa ben sperare per la crescita futura del fatturato. L'offerta di contenuti televisivi è in crescita in Messico e questo significa una maggior concorrenza per Televisa. Il business del gruppo, e in particolare quello delle pay TV, è fortemente legato all'andamento del ciclo economico. Questo significa che il calo dei consumi delle famiglie messicane si tradurrebbe inevitabilmente in una contrazione dei ricavi. Televisa ha beneficiato di un favorevole contesto normativo. Se il governo messicano dovesse modificare l'attuale regolamentazione delle licenze televisive, la posizione di vantaggio dell'azienda potrebbe risentirne. Gli analisti si aspettano per i prossimi 5 anni una crescita media dei ricavi del 3% e un'espansione del margine operativo dall'attuale 17% al 24% nel 2021. Sulla base di queste previsioni, la stima del fair value è pari a 25 dollari e vale, al titolo scambiato sul New York Stock Exchange, un rating Morningstar di 4 stelle.